Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Se qualche anno fa o anche solo qualche mese fa ci avessero detto che avremmo dovuto affrontare un periodo del genere, probabilmente non ci avremmo creduto. Stiamo vivendo qualcosa che non avremmo mai immaginato di vivere nella nostra vita e che speriamo di non dover fronteggiare mai più. Abbiamo dovuto fare conti con un virus, il coronavirus, molto più pericoloso di quanto pensavamo inizialmente, molto più contagioso di quanto pensavamo, un virus che per quanto i numeri parlino chiaro e ovviamente li sentiamo ripetere ogni giorno, più volte al giorno, è un virus che spaventa. Spaventa anche i più coraggiosi. Abbiamo dovuto modificare radicalmente la nostra vita e le nostre abitudini, qualcosa a cui non siamo assolutamente abituati: avere più tempo libero. Indipendentemente dal fatto se andate o no al lavoro, per esempio nel mio caso io ho continuato a lavorare, sto continuando a lavorare almeno per il momento, tutti noi abbiamo dovuto rinunciare a tante attività che prima svolgevamo in gruppo. Io in primis ho dovuto cancellare dalla mia agenda settimanale e il corso di cucito, gli incontri con il club del libro, le prove degli spettacoli con il mio gruppo teatrale, non ho più yoga, non ho più catechismo, non c'è la messa, insomma, qualsiasi attività io svolgessi dopo l'orario di lavoro, adesso non c'è più. Vediamo meno persone e dobbiamo stare a casa e questo non è qualcosa a cui siamo abituati, soprattutto oggigiorno quando le nostre vite sono frenetiche, piene di impegni, dal momento in cui ci alziamo a quando andiamo a letto. Questo virus ci ha sicuramente portati a riflettere su tanti punti, sull'esistenza o meno delle barriere, sul fatto che in fondo siamo tutti collegati, indipendentemente da quanti muri vogliamo alzare tra di noi, sul fatto che forse il nostro tempo deve diventare un tempo di qualità e non di quantità, sull'importanza degli abbracci e dei baci che oggi ci mancano più che mai. Insomma, ci ha fatti un po' ragionare su qual era la nostra vita prima e credo che anche quando tutto questo sarà finito, mi auguro che avvenga al più presto, la nostra vita forse non sarà più la stessa. In questo limbo in cui stiamo vivendo adesso, in cui non possiamo uscire se non con un valido motivo, in cui vediamo molte meno persone, in cui siamo costretti a stare di più a casa, passiamo molto tempo sui social dove scorrono notizie su notizie su notizie su questo coronavirus e forse abbiamo anche bisogno ogni tanto di prenderci una pausa. Divisi tra chi cerca di vivere questo periodo in maniera un po' più sana e intelligente e chi invece fomenta il panico, la disinformazione e condivide solo fake news. Direi quindi che con questo video cerco di darvi qualche consiglio su come occupare al meglio il vostro tempo durante questo mese in cui siamo un po' fermi nelle nostre case, perché in fondo in fine sembra una punizione, ma in realtà questo può diventare uno dei periodi più belli, proprio perché il tempo che abbiamo a disposizione in più ci permette di riprendere contatto con ciò che amiamo e ciò che forse nella nostra vita di prima cominciava a mancare. Insomma, io spero che questo video vi possa essere utile per trascorrere al meglio questo mese, con la speranza ovviamente che tutto questo si risolva più presto, soprattutto per le persone che purtroppo sono state contagiate e ovviamente il nostro pensiero va a loro e alle loro famiglie. Se vi state chiedendo quindi qual è la maniera giusta per affrontare questo periodo e per occupare la mente con cose positive e che vi possano rendere più felici e più tranquilli, questi sono i miei suggerimenti. Passeggiare. Quest'anno le prime giornate di primavera sono arrivate in anticipo. L'assenza di impegni ci permette di goderci il primo sole in tranquillità. Certo, possiamo farlo solo con i membri della nostra famiglia o da soli, magari portando a spasso il nostro cane. Ma questo non ci vieta di goderci per un po' l'aria frizzante di queste giornate di marzo, il primo sole che ci scalda la pelle, il profumo dei primi alberi in fiore. Se abitate in campagna come me, non sarà difficile trovare un bel posticino poco frequentato dove potersi sedere e respirare con calma. Trovate del tempo per pensare, del tempo per vedere realmente cosa vi circonda, del tempo per spegnere il cellulare e accorgervi finalmente che anche il mondo intorno a voi ha le sue meraviglie. Approfittate del tempo libero per svuotare la mente da ogni preoccupazione, dai pensieri lavorativi, dall'incubo delle notizie al telegiornale, dalle domande senza risposta.
anche per soli 10 minuti al giorno, ricaricate le batterie e sentite di far parte di qualcosa di grande. Magari, se avete fortuna, potreste anche ritrovarvi ad ammirare un tramonto come questo o come questo. Cucinare. Ricette per le quali non abbiamo mai tempo, esperimenti culinari che richiedono impegno, nuovi trucchetti per sentirsi dei veri cuochi. È il momento di sperimentare, dalla Nutella fatta in casa alle polpette di zucca, dalla cucina messicana alle tradizioni regionali, dall'antipasto al dessert. Viziatevi con qualcosa di buono. E se ingrassate un po', ricordatevi che è il vestito a doversi adattare a voi e non il contrario. Scrivere. Sono una scrittrice, sto scrivendo il mio nuovo romanzo e mi lamento di non avere mai tempo. Adesso il tempo è inaspettatamente arrivato, quindi ho sistemato la nuova scrivania che ho acquistato qualche settimana fa, con una piantina grassa, penne colorate e candele profumate, perché per me è importante sentirmi a mio agio nei luoghi dove lavoro, creare l'atmosfera giusta, guardarmi intorno e sorridere. Solo così non mancano né la concentrazione né l'ispirazione. E finalmente mi sono messa al lavoro. Non importa essere scrittori per raccogliere i benefici della scrittura. Tenete un diario, disegnate nella vostra agenda, usate carta e penna, un computer o la macchina da scrivere di vostro nonno. Raccontate una storia, parlate di voi, scrivete una lettera a chi vi manca tanto. La scrittura è terapeutica, riscoprite il suo potere. Meditare, o almeno provarci. Imparare a meditare mi ha cambiato la vita, e non perché ha elevato il mio spirito a puro amore e felicità, no. Mi ha cambiato la vita perché mi ha insegnato ad affrontare in maniera nuova ogni difficoltà, ogni paura, ogni momento di sconforto. Se non avete mai meditato, questo è il momento giusto per cominciare. Ci sono migliaia di podcast, video, applicazioni che vi guideranno in questo meraviglioso percorso, anche per pochi minuti al giorno. Imparerete ad amare anche i vostri lati negativi, a vivere con più consapevolezza il presente, a non avere più paura di un futuro incerto, ma a vedervi nuove opportunità. Quando questa quarantena sarà finita, sono sicura che non abbandonerete più questo meraviglioso esercizio d'amore verso voi stessi. Leggere. Non potevate non aspettarvi questo consiglio da parte mia. Andate davanti alla vostra libreria e guardate tutti quei titoli che aspettano di essere letti. Scegliete quei libri che vi aspettano da tanto, che vi hanno attratti in negozio ma che ancora non avete avuto tempo di aprire. E con il vostro bottino tra le braccia iniziate a leggere. Il bel tempo di alcune giornate di marzo vi permetterà di farlo anche all'aperto. Sentire il canto degli uccelli, respirare l'aria finalmente più pulita per l'assenza di macchine e la diminuzione del traffico. E se questo periodo che stiamo vivendo vi spaventa e vi riporta con la mente continuamente nei soliti vortici di paura e preoccupazione, approfittate delle parole degli scrittori per evadere. Viaggiate verso mondi fantastici, immergetevi nei classici più belli, tifate per gli eroi delle storie ed emozionatevi nelle ultime pagine. Che leggiate all'aperto o in casa, ascoltiate un audiolibro mentre fate le faccende o leggiate un ebook, ricordatevi sempre le parole di Charles Montesquieu. Non ho avuto mai un dolore che un'ora di lettura non abbia dissipato. Guardare una serie TV. La lista dei film e delle serie TV che vorremmo vedere è sempre più lunga. Ma come si fa a trovare il tempo per mettersi in pari con tutto? Adesso invece abbiamo l'occasione di recuperare tutto quello che ci siamo persi. Anche le serie TV o i film sono capaci di farci evadere un po', sanno farci riflettere, emozionare, appassionare alle avventure dei personaggi che amiamo e che finiamo per considerare quasi degli amici. Recuperate ciò che nella vita di tutti i giorni rincorrete senza afferrare mai. Insomma, le cose da fare sono tante. Fate un puzzle, ma di quelli difficili, imparate una nuova lingua, riordinate la vostra casa, eliminate il superfluo. Ma la cosa più importante è godetevi le persone che condividono con voi il loro tempo.
Apprezzate la presenza del prossimo, fategli capire quanto è importante per voi. Amate la vita nonostante tutto, perché sono proprio le difficoltà a renderci consapevoli di ciò che conta davvero. E quando potremo di nuovo farlo, abbracciatevi e baciatevi come non avete mai fatto prima.